Benvenuto questa mattina all'incontro con l'attrice Milena Vukotic, al termine dei giorni trascorsi sul set di Dorothy non deve morire, il cortometraggio del regista tarantino Andrea Simonetti, prodotto dalla società 10D Film con il contributo di Apulia Film Commission. Nella conferenza stampa tenuta al Login Hub, la Vukotic ha raccontato ai giornalisti la sua prima esperienza nel capoluogo ionico, dove, nonostante le intense giornate di riprese, ha trovato il tempo di visitare il Martà e il Duomo di San Cataldo. Direi che sono ancora sotto l'incanto. È stata una bellissima esperienza, un bellissimo viaggio, perché intanto non conoscevo Taranto, è stata la prima volta. E è stato subito, mi ha dato subito la voglia di tornare. Non ho potuto fare molto al di fuori del lavoro, che mi ha preso per 2 giorni fitti fitti, il mare e il museo. E poi ieri sera, dopo aver finito di girare, ho potuto visitare anche la cattedrale, che è stato veramente uno shock, perché non mi aspettavo un'opera d'arte così fantastica. È la fiaba di tutti noi, io sono cresciuta leggendo questa fiaba e Dorothy arriva a un'età adulta, anziana, e quindi ci siamo immaginati cosa potesse succedere ai personaggi del Mago di Oz. Quando me ne sono innamorata, abbiamo pensato subito a Taranto, soprattutto per un motivo. Sia io che Andrea siamo tarantini e volevamo portare la fiaba a Taranto, quindi questo mondo fantastico costruito sulla città di Taranto. Abbiamo vinto il bando della Puglia Film Commission e grazie al sostegno di Clicom siamo riusciti a realizzare questo, e questa settimana ci sono state le riprese e non ci siamo arresi, nonostante all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare la location giusta, ma abbiamo continuato a cercare solo a Taranto proprio perché volevamo girare qui. Clicom è una startup tarantina che nasce con l'obiettivo di realizzare sul territorio servizi di qualità nell'ambito della comunicazione e della produzione audiovisiva. E quindi per la Puglia è importante la comunicazione per presentare proprio le meraviglie del territorio, le sue bellezze, quindi anche e soprattutto attraverso la pubblicità e attraverso il cinema, e noi crediamo molto in questo. E oggi siamo impegnati nella produzione del cortometraggio Dorothy non deve morire, con il sostegno di Apulia Film Commission, che vede protagonisti giovani tarantini nei panni di produttori e registi. A settembre partiranno le riprese di un nuovo cortometraggio denominato Pluto, che vede come attore protagonista Gianmarco Tognazzi e la regia del tarantino Ivan Saudelli. E siamo già pronti per lo sviluppo di nuove idee, sempre nell'ambito audiovisivo, cinematografico.